dare al turismo una prospettiva direi quasi sovversiva, è l'obiettivo del mio volume Turismo conviviale, bellezza, stupore, comunità. Pensare al turismo non soltanto come tempo da passare, ma soprattutto come esperienza da vivere, dove c'è una bellezza che non è soltanto qualcosa da ammirare, ma è soprattutto un messaggio da ascoltare. Dove poter dire wow è l'espressione più autentica della libertà di sentirsi all'interno di una comunità ospitati, accolti e da tutto questo bagaglio esperienziale tornare a casa con la vita trasformata. In altre parole, il turismo conviviale risponde all'esigenza di attivare nuovi cantieri per l'educazione alla vita buona e felice, rendendo l'esperienza della bellezza possibile, credibile, desiderabile.